Gossip uomini e donne, Sabrina e Nicolò si sono fidanzati? Van Zuyden. Uomini e donne Gossip News, Sabrina e Nicolò sono tornati insieme. Le novità di oggi. Cosa succede tra Cancelletto Sabrina Ghio e Nicolò Ragnolo dopo Cancelletto Uomini e Donne? Che è stato il tanto atteso ritorno di fiamma tra i due al termine della trasmissione, video? Ricordiamo che l'avventura di Sabrina all'interno del programma di Maria De Filippi non è stata proprio positiva al massimo. La tronista, infatti, a conclusione del suo percorso aveva deciso di coronare il suo sogno d'amore con Nicolò Ragnolo, che tuttavia le ha detto di no. Il dopo scelta di Sabrina Ghio di Uomini e Donne, le novità con Nicolò. Una scelta decisamente coraggiosa quella di Sabrina, la quale in parte già sapeva che la risposta del corteggiatore sarebbe stata negativa, visto che poche settimane prima di registrare la puntata finale, aveva scelto di andare via dalla trasmissione. Sabrina, però, per non prendere in giro il pubblico e in primis se stessa, ha scelto di mandarlo a chiamare dicendogli che era proprio lui la persona con la quale voleva proseguire il suo percorso fuori dal programma e prendendo quello che viene chiamato palo. Ma fuori dallo studio di Uomini e Donne cos'è successo? Nicolò ha ricercato Sabrina dopo il no o viceversa? E questa è la domanda che si stanno ponendo ancora oggi i tantissimi curiosi spettatori di Uomini e Donne, i quali ci sono rimasti malissimo di fronte al rifiuto che ha preso la ragazza. Le gossip news di queste ore rivelano che Sabrina Ghio e Nicolò Ragnolo si sarebbero rivisti all'interno di un locale milanese qualche giorno dopo la fatidica registrazione della scelta, ma tra di loro non c'è stato nulla, neppure un semplice saluto. Sembrerebbe, infatti, che i due ragazzi abbiano fatto addirittura finta di non vedersi, quasi come se nel corso dei tre mesi a Uomini e Donne non fosse successo nulla. Sabrina e Nicolò, è possibile un ritorno di fiamma? Successivamente Sabrina Ghio ha rilasciato un'intervista dove diceva di non portare rancore nei confronti di Nicolò, video, ma al tempo stesso diceva che avrebbe potuto evitare determinate frasi e determinati atteggiamenti, i quali le fecero credere che anche lui fosse interessato a lei. Insomma Sabrina non ha il dente avvelenato nei confronti di Nicolò ma ritiene che certe cose poteva evitarle sapendo che in fondo non era la tipa giusta per lui. Archiviata questa delusione, per Sabrina potrebbero aprirsi al più presto le porte della nuova Isola dei Famosi 2018 che andrà in onda su Canale 5 a partire da gennaio e sarà condotta come sempre da Alessia Marcuzzi.